risposta non mi soddisfa perché ci si continua a tappare gli occhi. Provo a interpretare quello che lei ha letto, molto probabilmente le hanno scritto gli uffici e forse è complicato da comprendere. Lei prova a puntualizzare, lei ha detto che con il trascorrere dei 10 anni vengono meno le parti del piano di recupero che riguardano gli standard pubblici, ma rimangono a tempo indeterminato le parti del piano e le disposizioni del piano che riguardano l'edilizia privata. A me questa risposta ovviamente non la posso condividere, sia perché non corrisponde a nulla di quanto emerge dalle sentenze che esistono sul tema della durata e dei termini di un piano particolareggiato, di un piano di recupero. E sia perché è impensabile, anche illogico, non può essere assolutamente accettato, che se io non posso più reperire gli standard pubblici e quindi non posso più realizzare standard pubblici proporzionati agli abitanti che vengono ad insediarsi con le nuove edificazioni, non posso fare le nuove edificazioni perché è automatico che ci sono più abitanti di quanti standard pubblici ci potrebbero o ci dovrebbero essere. Quindi è illogica questa soluzione, ma è l'unica spiegazione che giustifica perché dal 2003 non è stato riadottato il piano di recupero. Se lei prende, o chi le ha scritto la risposta, prende la delibera di questo Consiglio Comunale con la quale nel 93 è stato riadattato il piano di recupero, è questo Consiglio Comunale che ha redatto quella delibera che scrive che il piano di recupero dell'83 è decaduto e che non può avere assolutamente un'ultrattività. Oggi, tra l'altro, la sovrintendenza, che mai si era interessata al problema prima, da tempo ha definito che in quello spazio non c'è più nulla di storico, non c'è più senso avere un piano di recupero lì, quello ormai è una zona di completamento, quindi devi rispettare i parametri previsti dal regolatore e dalla legge nazionale sulle zone di completamento. Però per poter avere questa contezza dei fatti, innanzitutto bisogna essere addentro al problema e approfondire quelle che sono le questioni che riguardano il nostro piano regolatore e secondariamente bisogna capire che lì non si riesce più a sopportare, come possiamo definire, sopportare una situazione di deficit di standard come l'attuale, perché è vero che sicuramente ogni progetto prevede nel lotto privato i parcheggi, poi bisognerebbe andare a verificare se i parcheggi sono fruibili, quelli realizzati, ma è altrettanto vero che il nostro, e concludo, che il nostro piano. Non è importante, vai, c'è 5 minuti, è passato anche più l'anno, Ah, scusa. È altrettanto vero che il nostro piano regolatore prevede in quell'area solo 2 anni a standard. Ci sono solo 2 aree del nostro piano regolatore sono indicate a standard a servizi di verde e parcheggi. Quell'area non sono mai state espropriate, quindi lo standard previsto dal piano regolatore non c'è. Comprendiamo questo perché lo faccio capire anche, provo a farlo capire anche al sito che è capace. È digiuno di questa vicenda. Quell'area di lo standard previsto dal regolatore perché quelle 2 aree non sono state mai espropriate. Si continuano a rilasciare permessi in base a un piano di recupero che prevede dei parametri urbanistici assolutamente sproporzionati. Questo comporta un aumento del numero degli abitanti, un aumento di bisogno, di fabbisogno di standard che si va a sommare a un deficit che ci si trascina da tempo perché non sono state mai espropriate quelle aree previste dal regolatore. Quindi comprendete bene, che è un ragionamento banale, possiamo comprendere tutti, che chiaramente con questo aumento degli abitanti la situazione è sempre peggiore, sempre peggiore. Quindi che l'ufficio e che l'amministrazione sostenga che ci sia un'ultrattività solo della parte che riguarda l'edilizia privata, è qualcosa che ovviamente non può essere accettato. Non può essere accettato che il comune non può applicare quelli che sono gli standard
previsti dal piano di recupero perché è scaduto, ma il privato può continuare a fare l'edilizia che giustifica quegli standard pubblici. Spero di essere stato chiaro. Cioè, mi sembra assurda questa interpretazione, ripeto, rispetto alla ricerca giurisprudenziale da me fatta, nessuno fa questa distinzione, nessuna sentenza opera questa distinzione tra un'ultra attività dell'edilizia privata a fronte invece di una scadenza di quelli che sono gli interventi del pubblico. Grazie.